Salve ragazze e ragazzi, perché via, si sono lamentati sti ragazzi, io non saluto solo le ragazze, però siccome è un canale riservato al trucco, c'è anche vlog, c'è la gente, però cioè un po' femminile, quindi si sono un po' offesi sti ragazzi, io non pensavo ci fossero anche ragazzi che mi seguivano. Comunque, ciao ragazzi, benvenuti nel Micesso. Ah, quant'è che non lo dicevo? Allora, ho fatto questo, mi preparo un po' chiacchiericcio, spero di non annoiarvi, ecco, di non avervi annoiato, ecco, però era tanto che non facevo un mi preparo con voi, oppure get ready, com'è che lo chiamano ora. E quindi ho detto, dico, ma visto c'ho un pochino di tempo, oggi mi sono svegliata presto, perché è sabato pomeriggio, e voi sapete, il sabato pomeriggio per me è santo, perché io dormo, di solito. E ho detto, dico, vai, lo fo con le mie ragazze, dico, perché tanto non fo un get ready, un mi preparo con voi. E quindi niente, ho fatto questo video. Allora, durante la preparazione, vi ho detto della tutina rosa che ho presa la memmina di Daniela, che sembrerebbe sia una femmina, eh? Ancora non si sa, poi, cioè, gli hanno detto dovrebbe essere femmina, perché si è vista la patata, poi se è un maschio c'aveva il pisellino lì su perché faceva pipì, e pazienza, si metterà via per la prossima o per il prossimo. Allora, io ho preso questa tutina, l'avevo messa anche su Facebook, perché mi è piaciuta tantissimo. Allora, c'ha la fascina con la rosellina. Guardate quanto è bellina la rosellina in testa. Oddio, amore. Io muoio per queste cosine. E ho preso anche la tutina, ho preso con le, vedete, c'ha il fiocchettone grande qui. Un fiocchettone, fa fatto anche male il fiocchetto, però vabbè, al limite dopo glielo sistema la mia mamma, che è brava. E poi c'ha tutte le roselline così, guardate quanto è bellina. Però c'è un però, è di cotone, quindi la bambina nasce d'inverno, non so nemmeno se si potrà usare, però è bellissima. Oh, guardate che rosina è, Madonna, mi fa morire a me. E poi mi sembra tanto grande, anche se è la prima misura, però mi sembra tanto grande, vero? Amore. Oddio, muoio io, muoio. Quante cosine. Però mi piaceva tantissimo, ho detto, dico, gliela voglio prendere alla mimmina della Dani. Divento matta. Io poi ho preso tutti i fiocchettini per i capelli, poi esce fuori le un maschio, vi immaginate? Vabbè. Oh, se è un maschio, pazienza, lo vestiremo da maschio, se è maschio, va bene, via comunque. A parte questo, allora niente, mi sono messa questo vestitino ASOS e poi le scarpine quelle ASOS. Magari vi metto una fotina qui da qualche parte, insomma, così vi faccio vedere l'outfit completo, ecco. E niente, io vado e ci sentiamo al prossimo video. Spero di avervi tenuto compagnia con questo get ready, insomma, come si dice, vabbè, meglio dirlo in italiano. Con questo mi preparo con voi, perché il mio canale è italiano, quindi giusto parlare in italiano. È get ready, tutte le cose mettono nei titoli di quello, di quell'altro, tutti quei, io non ci capisco nulla. È un mi preparo con voi. Chi è? Lasciato lì il gommino dei capelli in Il gommino dei fascia. capelli? No? Va bene ragazze, noi ci sentiamo al prossimo video. Bacioni, ciao belle! Allora, mettiamoci indietro tutti questi capelli. Oddio. Tiriamoci indietro i capelli perché. Vai. CS, ci sono. Allora, vado a mettere una base. Ho scoperto da poco questa crema di Neve Cosmetics, che si chiama crema eterea, e è per le pelli grasse. Mi trovo molto bene con questa qua, davvero, la sto usando da diverso tempo e mi trovo davvero molto bene, quindi volevo appunto parlarvene, perché ho comprato un sacco di prodottini nuovi con i quali mi trovo molto bene, però non ho avuto modo più di fare video e quindi non ve l'avevo più detto. Comunque, questa fase vi capita di trovare un negozio Neve che vende queste cosine, oppure proprio sul sito. Tra l'altro mi sa che era un'offerta, era. Comunque, allora, stasera andiamo a mangiare la pizza, che
quale occasione migliore vado a mangiare la pizza con le ragazze, Lallo, e con Lorenzo, il compagno della Dani, il fidanzato della Dani. Mi sa brutto chiamarlo fidanzato, però vabbè, il ragazzo della Dani, insomma, il babbo della Mimma, che ancora non sa nome, la chiamano se Emily. A me mi piaceva un sacco Emily, avevano scelto questo nome. Ah, poi volevo farvi vedere una cosina, però dai, lo facciamo in un video chiacchiericcio di farvi vedere la cosina. Allora, questo ve ne avevo parlato in un video, questo fondotinta va, ve ne avevo parlato in un video della Puro Bio, molto bene mi trovo, davvero splendidamente, così come mi trovo bene con il primer di questa marca qua, della Puro Bio, e con il primer occhi. Altrettanto non posso dire del correttore, non mi trovo tanto bene con quello, però con questi due prodotti mi trovo molto bene. Allora, ne vado a mettere un pochino, giusto perché io, come tutte le persone che hanno la pelle grassa, ho un pochino i pori dilatati, poi si vedrà anche dalla telecamera, però, oh, ragazzi, non si può avere tutto dalla vita. Allora, vado a prendere il fondo. E lo metto con un pennellino, questo qui piatto, anche questo è di neve, e vediamo, io c'ho sempre poco spazio, lo sapete, in eccesso, insomma. Allora vado a prendere, ci metto un pochino di spray, questo qui sempre della neve, perché ho notato che siccome è un fondotinta parecchio fluido e denso, con bagnandolo un pochino il pennellino si riesce a stenderlo meglio. Ne metto proprio una puntina, eh. E adesso vado a prendere pennellone. Allora, mi avete chiesto, qualche ragazza mi ha chiesto cosa avevo qua nell'occhio. Allora, niente, ho dei problemi agli occhi. Sono in cura da uno specialista perché ho la pressione oculare molto alta. E allora, o io mi sciacquo le mani nel frattempo e me le asciugo. Allora, ho la pressione oculare molto alta e quindi sto facendo una cura. Poi, se non funzionerà questa cura, dovrò operarmi con il laser. Ma niente di che, insomma. Allora, mi vado a sistemare queste sopracciglia, poverine, sono brutte da morire. Giusto per dargli un po' di linea. Domani bisogna me le sistemo un pochino perché porine Questo sono un po' Coral bruttine. Reef di Neve Cosmetics della nuova collezione, questo qua mi piace tantissimo. Oddio, spero si veda. Ecco. Che è un rosa antico sembra visto così, però diciamo che sull'occhio ha molto bello. Ok, poi da questa palette della MUA, questa palette che si chiama Going for Gold, oddio, vado a prendere questo colorino qua dorato che mi piace tanto. Oddio, scusate, mamma mia. E lo metto al centro dell'occhio, così. Allora, poi vado a prendere un pennellino da sfumatura e cerco di sfumare un pochino sto colorino. Colorino neutro, questo di Kiko, che è il numero 128, che è questo colorino qua, coi buco, su tutti voi buco mi colori. E lo passo qua su. Allora, fatto questo, vado a prendere questo sempre di Neve Cosmetic che si chiama Jellyfish. Questo qua, sempre della nuova collezione.
È bellissimo, c'ha delle pearlescenze uniche e lo vado a mettere bagnato nell'angolo interno dell'occhio. Quindi riprendo la mia, il mio spray, che volta me lo tiro negli occhi e lo vado a mettere qua. Prendo la mia matita di Deborah. Io mi trovo benissimo con questa matita, la comprerò in eterno. Questa qua di Deborah, che è, oddio, se è scolorito, il numero 01, però è nerissima, mi piace proprio tanto. Mi sono guardata un po' di video, ragazze, su YouTube, anche se non, cioè non facevo video, però ho avuto modo di guardarlo. Dico, ma è tutto un copiarsi. Una si fa capelli in un modo, allora me le devo fare anch'io. Uno fa una cosa, allora la devo fare anch'io. Cioè, pecore, pecore. Mi sembrano un branco di pecore, queste ragazze che fanno video. Ora io non le seguo più, però ogni tanto mi piace andare a vedere quello che la gente combina su YouTube. E quindi allora, prendo la palette Neve, questo qui è elegantissimo, e vado a prendere il colore nero e ripasso un po' la matita, la fisso così, capito? Di Astra non è male. Come mascara. Ora, per le mie ciglia sfigate, avevo trovato un mascara della L'Oreal. Bisognerebbe riandarsi acqua e sapone a riprenderlo, perché era veramente buono. Faceva delle ciglia lunghe, anche se in mio caso ci vorrebbe un miracolo proprio. Perché io penso le ciglia sfigate come me, siamo io e i cinesi a avere le ciglia corte e dritte. E io le ciglia finte un pochino le uso, però vabbè, per giornate un po' particolari le lascio. Allora, faccio un po' di contouring con questa palette di Neve Cosmetics, che mi piace tantissimo. E allora, vado a prendere un pochino. Allora, un po' di illuminante qui. Nella fronte non ce n'ho bisogno, che sono già luminosa di mio. Rossetto metto questo di Deborah, che è un rosa antico, è un po' sfalsato il colore, eh. E poi ci metto questa matita, che è un mozzicone, che è del suo stesso colore. Ok ragazzi, allora il trucco è finito, vi mando un bacione enorme e noi ci sentiamo al prossimo video.